L'errore di make-up più comune? Il colore del fondotinta sbagliato. La scelta del colore di fondotinta più adatto mette a dura prova sia le principianti che si approcciano per la prima volta al trucco che le più esperte. Almeno una volta nella vita, infatti, è capitato a tutte di acquistare il fondotinta di un colore sbagliato. A rendere ancora più complicata la faccenda, la possibilità di errore non riguarda soltanto l'intensità del colore, vale a dire scegliere un fondotinta più chiaro o più scuro del nostro incarnato, ma entra in gioco anche il fattore sottotono. Se per quanto riguarda l'intensità, l'errore salta subito all'occhio. Avete tutte presente l'antiestetico distacco con il colore del collo? Quando il sottotono ad essere sbagliato, facciamo molto più fatica a capire cosa c'è che non va. Spesso ciò si traduce in un colorito strano rispetto al nostro incarnato. A volte finiamo di sembrare grigiastre o arancioni. La scelta del fondotinta giusto per noi può quindi risultare difficile e complicata, anche perché sono pochi i make-up che offrono un'ampia gamma di colorazioni con differenti sottotoni per la stessa intensità. Parliamo innanzitutto da cosa non si deve fare, e cioè il metodo peggiore per scegliere il colore del fondotinta. Quando andate in profumeria, non provate mai il fondotinta sulla mano o sui polsi. Il colore del vostro viso, infatti, è generalmente molto diverso rispetto a quello delle nostre mani. Non sottovalutare poi il colore delle luci. Quelle artificiali sono poi le peggiori per valutare resa e tonalità. Raramente le profumerie sono dotate di una buona illuminazione con temperatura di colore vicino a quella naturale. Perciò l'unica soluzione è farsi applicare il fondotinta e poi uscire dalla profumeria per fare le vostre valutazioni alla luce solare. Per quanto riguarda il sottotono, esso viene comunemente suddiviso in freddo o in caldo, ma vedremo poi più avanti. Le cose sono più complicate di così. E per decidere a quale gruppo appartenete, vengono consigliati metodi basati sul colore delle vene o sui gioielli. Queste metodologie possono essere riassunte in questo modo: se le vostre vene sono verdi e vi stanno bene i gioielli dorati, allora il vostro sottotono è caldo. Se le vostre vene sono blu e vi stanno bene i gioielli argentati, allora il vostro sottotono è freddo. In realtà non si tratta di soluzioni del tutto affidabili, infatti i vostri incarnati raramente presentano differenze così nette e distinguibili. Nessuna persona ha la pelle completamente gialla o rosa, ma abbiamo tutti percentuali diverse di varie tonalità, ed è questo mix a renderci unici. Quali sono i metodi più consigliati dai makeup artist? Come sempre, i consigli degli esperti sono quelli su cui vale la pena fare affidamento. Per quanto riguarda l'intensità del colore di fondotinta, i truccatori consigliano di provare le varie tonalità sul lato della mascella. Il colore che scompare e si fonde completamente con il colore della vostra pelle è quello che fa per voi. Come fare nel caso in cui il colore del vostro viso e quello del vostro collo non coincidano? La decisione migliore è scegliere il colore che crea maggior continuità ed armonia tra il nostro collo e il nostro viso. Ti piacerebbe avere maggiori informazioni e avere una consulenza personalizzata? Siamo lieti di fissare un appuntamento con te per una consulenza gratuita. Come fare è semplicissimo. Sotto il video troverai tutti i nostri contatti. Chiamaci o inviaci un'email per fissare un appuntamento in sede.